Signori, cominciamo. Io avevo preparato un discorsetto di benvenuto, ma credo che non sia più il caso. Mi rimangono soltanto le scuse per il ritardo e il ringraziamento agli organizzatori di questa giornata. E che noi, diciamo, questa è una delle tante, come dire, prove generali di funzionamento del Maxi. Noi ci auguriamo di non dover provare all'infinito. A tutt'oggi, come forse un po' tutti avete capito, non c'è una definitiva certezza né sulla data di apertura né sull'effettiva modalità di funzionamento di questa istituzione, che questo governo vuole strutturare nella forma di una fondazione. È una cosa che noi ci auguriamo possa avvenire quanto prima, perché ci sia almeno certezza di programmazione delle attività che questa istituzione dovrà produrre a partire appunto dal giorno dell'inaugurazione. Però siamo ben felici così di cominciare a funzionare, anche se in maniera del tutto provvisoria, accogliendo una giornata importante come quella che ci ha proposto il Dino Agnese con la Quadriennale di Roma, e quindi benvenuti a tutti e possiamo cominciare. Penso che Anna Mappirola abbia qualcosa da dirci. Per ora solo dare il benvenuto a tutti e dare immediatamente la parola al Presidente Agnese, che ci racconta com'è nata appunto una giornata come questa. Eccoci, allora innanzitutto grazie di essere venuti, siamo felicissimi soprattutto per la presenza di tanti di voi, di tutti i giovani, e quindi è una grande allegria. Noi siamo un'istituzione allegra e anche Cattelani, che ci riserva qualche sorpresa probabilmente. E quindi veramente è una bella mattinata, soltanto il tempo non ci ha assistito granché, però basta che stiamo qui a dire delle cose di qualche interesse e soprattutto a parlare di questo artista, Cattelan. Io sono tentato sempre di dire Cattelan perché avevo un amico che si chiama, uno scrittore importante, molto anziano, si chiama Franzolin, è veneto. E io mi sono sempre stato attento a non dire Franzolin, perché sennò lui avrebbe richiamato. E allora ecco perché, cioè, glielo domanderemo, è una cosa che è una delle domande più importanti che gli dobbiamo fare, cioè di quello che riguarda il suo nome, nomen omen, dicevano i latini, il nome è fondamentale. Credo che sia veneto, ad ogni modo, in famiglia veneta. Noi abbiamo dato, non noi Quadriennale, ma una giuria internazionale nominata dal Consiglio di amministrazione della Quadriennale, ha dato il premio alla carriera a Cattelan nel settembre scorso, lo ricorderete, ne hanno parlato tutti i giornali, e quando questa giuria così autorevole e internazionale ha preso la sua decisione e ce l'ha comunicata, noi siamo stati felicissimi. Non ci aspettavamo questa, perché è stata per noi veramente una bellissima sorpresa. Il premio, lui ha avuto il premio alla carriera, ascoltatene, e questo un po' ha stupito alcune persone allora che hanno appreso questa notizia, perché Cattelan non ha ancora compiuto i 60 anni, 59 anni, non ha ancora compiuto i 60 anni. È una cosa insolita, perché premio alla carriera abitualmente viene assegnato ad artisti di lunga militanza, diciamo ottantenni, eccetera, eccetera. Lui invece l'ha avuto che non ha neanche 60 anni, però carriera vuol dire corsa in tutte le lingue, e quindi quella di Cattelan è stata una corsa straordinaria,
che egli ha compiuto nella considerazione e nell'attenzione di tutto il mondo, noi possiamo dire, di tutto il mondo. E, è un artista dunque famosissimo, probabilmente, e non voglio offendere nessuno, è il più famoso, cioè dico probabilmente, è il più famoso artista italiano del momento. E la Quadriennale è stata una stazione in questa corsa, in questa carriera di Cattelan, perché lui partecipò alla nostra mostra, la Quadriennale del 1996, che era intitolata Alle ultime generazioni. In quell'occasione, nel 96, lui presentò un'opera che ancora resiste al tempo. E qui sulla questione del tempo poi torneremo a parlare. Resiste al tempo. Che cos'era quell'opera? Erano due fogli di giornale ingranditi, ma due fogli di giornale. Di quale giornale? Del giornale Avvenire. Avvenire è, come sapete, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana. In prima pagina, quel giornale, quel foglio, quella prima pagina di Avvenire, aveva una fotografia dell'onorevole Moro fotografato sullo sfondo di una bandiera delle Brigate Rosse. Dunque c'era la stella delle Brigate Rosse e c'era BR su questo giornale cattolico, c'era questa fotografia. Allora Cattelan trasformò la stella delle Brigate Rosse in una stella cometa, perché aggiunse la coda che convenzionalmente viene data alle comete alla stella delle Brigate Rosse. Quindi con un colpo di genio, trasformò la stella delle Brigate Rosse in un'altra cosa, quindi ripetendo un gesto, in altri termini grafici, ripetendo un gesto delle avanguardie, il gesto di Duchamp, che era dei danni 10. Quindi dopo tanto tempo Cattelan torna a fare un gesto delle avanguardie. Questo dà il destro a me, che non sono poi né critico d'arte né persone che si occupi poi in profondità di queste cose, e dà però l'occasione a me per dire che a suo modo, e nonostante cerchi forse di non esserlo, Cattelan, mano a mano che passa il tempo, diventa un classico, come sono divenute classiche le avanguardie, le cui modalità spesso Cattelan assume. Ecco, direi famoso, ho detto il più famoso artista italiano del momento, ma anche famosissimo, andrebbe bene, il superlativo, artista singolare, artista sconcertante, di una celebrità molto discussa, e meno male che è molto discussa, perché ci sono anche autorevoli giudizi che non sono così clementi verso Cattelan. Meno male che la sua celebrità e che la sua fama sia molto discussa, sennò sapete che noia sarebbe per lui, ma anche per noi. Prosecutore delle avanguardie, questo è stato detto, prosecutore in qualche misura del dadaismo, anche del futurismo, ma anche inventore. Un anarchico Cattelan, su questo punto c'è molto da ridire, perché Cattelan, per esprimersi, ha bisogno delle istituzioni, e molti artisti, vi direi di fare un po' mente locale su questo, molti artisti nuovi dell'avanguardia di fama nazionale che onorano
il nome del nostro paese nel mondo, e artisti anche italiani, se no artisti anche di altri paesi, hanno bisogno delle istituzioni. E quindi è il contrario dell'anarchico: l'anarchico è per statuto contro le istituzioni, l'anarchico tira le bombe contro le istituzioni, nega le istituzioni. No, non è anarchico. Questi artisti come Cattelan hanno bisogno delle istituzioni, perché le loro opere hanno necessità di una copertura finanziaria, hanno necessità di un impegno appunto delle istituzioni. E se un artista, come è successo, non è un artista italiano, deve costruire una foresta con 1000 alberi da qualche parte, e questo sta in una posizione differente rispetto a quella di Morandi. Morandi non aveva bisogno di niente, di una tela, e di piccola tela di qualche, dei colori. L'artista invece che vuole piantare 1000 alberi e fare un'opera piantando 1000 alberi in uno spazio, chiaramente ha bisogno delle istituzioni. Questo è una cosa molto strana, perché al tempo stesso che questi artisti sono in conflitto con le istituzioni, sono in conflitto con le istituzioni, al tempo stesso però hanno necessità di avere un rapporto non conflittuale con le istituzioni. Dunque è un prosecutore delle avanguardie. Cattelan è un artista molto italiano, sapete. Naturalmente la sua è una fama internazionale, però lui è un artista italiano, perché molto c'è di italiano nella sua manifestazione d'arte. Prendete per esempio alcune delle opere più note, i bambini, naturalmente fantocci, i bambini appesi a un albero a Milano. Bene, tutto questo ha a che fare addirittura con Lodi, addirittura con Pinocchio. Pinocchio fu appeso a un albero, ha a che fare con l'inventiva di un romanziere italiano che si chiama Michele Prisco. Leggete un bellissimo romanzo di Michele Prisco e troverete una bambola impiccata a un albero con relativo spavento, eccetera. Prendete il tipo stesso di Cattelan. Cattelan, se va a Canton, viene identificato, se non come italiano, almeno come una persona o personalità mediterranea. Quindi è un artista che lavora molto con l'immaginario italiano. Secondo me l'immaginario di Cattelan è un immaginario italiano, e si presta poi la sua opera a una duplicità o poliedricità di accezioni. Prendete per esempio l'opera sua famosissima, La Nona Ora, quella del Papa che viene colpito dal meteorite, Giovanni Paolo II, e quello lì è un'opera che ha innescato pensieri alti, no? Il Papa che viene colpito da un frammento astrale e che cade con la sua croce, un'opera straordinariamente bella, ma quell'opera dà anche corso a pensieri più modesti. Può sembrare una tavola della Domenica del Corriere di Achille Beltrame, può sembrare appunto una tavola nella quale Achille Beltrame rappresentò la storia di due sposetti che sulla via Cardesana erano stati investiti da un macigno ed erano morti poco dopo il loro matrimonio mentre andavano in macchina. Questa irriverenza che forse si può cogliere in queste parole non è assolutamente tale, e anzi è la volontà di desiderio di dire che l'opera di Cattelan è un'opera discutibile, non è un'opera da mettere sugli altari,
figuratevi, Marinetti, che era credente, voi vi sorprenderete a sentire questo, ma io sono il biografo di Marinetti, quindi un poco di attendibilità ce l'ho. Marinetti, che era credente non solo, ma devoto, una volta, mentre era ferito, in combattimento era in un ospedale, era in un letto d'ospedale, guardava l'immagine della Madonna e le piacque la Madonna come donna per la sua bellezza. La nostra percezione è sempre molto ballerina, quindi un artista importante, un artista che ha una diversità di approcci, che chiede, forse pretende, che in questa la sua grandezza, una diversità di approcci, e che meritava il premio alla carriera dalla Quadriennale. Abbiamo qui una medaglia da dargli e speriamo che si faccia vivo e che questo evento si faccia, poi sia possibilità di stringergli la mano. Allora, grazie Presidente, credo di sapere che l'artista sta arrivando, io gli lascio il mio posto perché credo che dovrà venire a prendersi la medaglia che gli deve essere consegnata appunto proprio in occasione di questo premio dato dalla giuria internazionale. Ecco, ben arrivato, lascio il mio posto. Prego, Presidente, Direttore Generale. Naturalmente la medaglia e poi la parola a tutti voi e i nostri amici che avranno voglia insieme a voi di fare le domande all'artista che è qui per questo. Grazie. Principale che io arrivo verso Cattelan, ho detto prima, è di sapere, ma lui è di famiglia veneta o no? Questa è una cosa che mi riguarda. Io sono veneto. Lei è veneto? Di Padova. Ma siccome non so a chi devo domandare se non a lei, ma si dice Cattelan perché... Cattelan. O Cattelan, è sicuro di questo? È meglio Cattelan. È meglio Cattelan, ma perché? Perché si dice in inglese. Vuole, chiama anche con l'accento. Ma perché si dice in inglese Cattelan, forse? Questo è il motivo. Forse. Però veneto è. A me chiamano Cattelan. Veneto è. Io sono veneto di Padova. Padovano? Ah, allora siamo in casa. Senta un po', ma lei cosa pensa di dire di interessante? Ce lo dico. Io sono qui, non mi piace mai parlare a braccio, diciamo. Sono qui per soddisfare le curiosità del pubblico intervenuto e anche le sue, insomma. Eventualmente, per ritirare il premio. Il fatto del parlare non è una cosa secondaria, no? Lei non le piace parlare a braccio, come le piace di parlare invece? A me piace parlare interrogato. Cioè, se mi chiedono una cosa, rispondo. Questo è assolutamente sorprendente. Parlare a braccio non mi viene facile, mi sono scritto una cosa. Lei, lei la medaglia la vuole? Sono qui per perché quello. Se non la vuole, non faccio complimenti. No? La vuole? Preferirei. La vuole lei? È molto bello, noi siamo molto felici di dare a Cattelan questa medaglia, una medaglia d'oro, però nel caso che lui fosse per esempio contro l'oro, contro queste cose qua, noi... Perché dice lui? Lui, perché dirò di lei. Allora, lei. Grazie. Piace? Volevo leggere Volevo un discorso. Un discorso? Ma...
Non è mai facile fare un discorso in occasione della consegna di un premio, specialmente un premio alla carriera, che in genere viene dato a gente in punto di morte o quasi. Mentre nel mio caso io sono nel pieno della mia attività, e anzi spero che la mia carriera sia ancora lunga, e spero che mi vengano dati altri premi alla carriera. Carriera significa corsa. Sono onorato di ricevere questo riconoscimento, anche se va detto che qualcun altro lo avrebbe meritato molto più del sottoscritto, perché ha lavorato più e meglio di me. Ringrazio i miei maestri e tutti gli artisti, anche giovani, dai quali ho imparato tanto e continuo a imparare tanto. Ringrazio la mia famiglia, anche se non ha mai capito quello che faccio, ma mi ha sempre aiutato. Così come la mia paziente compagna, che non può essere qui oggi perché è impegnata lavorativamente. Ricevo questo premio anche a nome di tutti gli artisti che come me ogni giorno si impegnano per arricchire il proprio linguaggio, e senza i quali io non potrei essere qui oggi. Grazie, grazie a tutti. Era dedicata soprattutto a chi è venuto qui, agli studenti, appunto vorrei che però i nostri amici Stefano Chiodi, Cornelia Lauf e Andrea Cortellessa ci dessero un po', come dire, un avvio per una discussione. Abbiamo questa fortuna di avere qui l'artista, e quindi avevamo immaginato di dover sviluppare qualche tema che potesse essere utile, no? A una giornata come questa. Andrea, vuoi cominciare tu? Sì, prima Gino Agnese citava Marcel Duchamp. Io ho letto da qualche parte che Maurizio Cattelan non ama questo riferimento a Duchamp, e perciò l'abbiamo detto, appunto. Ho notato che nel presentare questo appuntamento di oggi, un paio di siti internet dedicati all'arte hanno detto che dopo una cerimonia analoga che si è tenuta nel 2004 a Trento, con il conferimento di una laurea honoris causa, nella quale appunto Cattelan mandò un testo di ringraziamento e un gesso, se non ho capito male, che lo rappresentava. Appunto, in questo caso la domanda che ci si faceva era: che cosa farà stavolta? Che cosa manderà al posto suo? In qualche misura quindi è come se la trasgressione che appunto Duchamp impersonava mascherandosi, cambiando i propri lineamenti, cambiando il proprio viso, truccando se stesso da qualcun altro, cioè lavorando sulla propria identità, fosse divenuta appunto la trasgressione e assoluto spiazzamento nei confronti del ruolo e dell'identità dell'artista, una sorta di regola dell'artista Cattelan. Da trasgressione, norma; da spiazzamento, conferma delle attese. Allora, viene in mente che appunto se da Duchamp in qualche misura che aveva ipotizzato, ipostatizzato questo ruolo spiazzante dell'artista, no? Attraverso una sottrazione, la diminuzione, la sparizione al limite, del proprio ruolo, se questo è divenuto poi nella seconda metà del Novecento, attraverso soprattutto l'opera dei situazionisti, una norma di comportamento politico, cioè appunto sottrarre l'artista allo spazio che
che la società ha destinato a questo artista e invece lavorare appunto sulla trasformazione proprio dei comportamenti in senso lato, mi pare che negli ultimi decenni del Novecento in qualche misura anche questa tattica, anche questo tentativo di utilizzare appunto la sorpresa e lo spiazzamento come armi anche politiche di contestazione del sistema e del sistema dell'arte in particolare, si sia spuntata nel momento in cui sostanzialmente una utilizzazione delle pratiche, delle avanguardie, in particolare del situazionismo, si è diffusa come comportamento dominante nella società dello spettacolo. In qualche misura la trasgressione identitaria, la trasgressione del proprio ruolo, la trasgressione del proprio significato anche, è divenuto appunto da contestazione integrazione permanente. In qualche misura si potrebbe dire che il secolo è iniziato con il détournement dell'arte da parte di Duchamp ed è terminato, o almeno di quell'arte che noi sintetizziamo nel nome, a cui diamo il nome di Duchamp, ed è terminato con il détournement del détournement operato dalla politica di Silvio Berlusconi, o di quella politica a cui diamo il nome di Silvio Berlusconi, cioè quella che fa proprio i comportamenti della società dello spettacolo. Allora io la domanda che volevo fare a Cattelan, che è stato così gentile da raggiungerci, parafrasando Heidegger, perché l'arte nel tempo di Scherzi a parte? Perché l'arte nel tempo di Scherzi a parte? Innanzitutto io non so chi sia esattamente questo Duchamp di cui lei parla. In ogni caso sono d'accordo con lei sul fatto che l'arma di trasgredire mandando altra gente o inventandosi scuse per non prendere premi sia un'arma che ormai non ha più, diciamo, motivo di essere. Infatti io, come vede, sono qui oggi. Infatti, grazie molto. Ho lavorato molto sulla mia immagine più che mandare altri o fare delle cose strane, diciamo, alla Duchamp, che io, come ho detto prima, non so bene neanche chi sia. Però penso che l'arte nell'epoca di Scherzi a parte sia di Scherzi a parte sia ancora più importante, nel senso che serve qualcuno che batta il potere di Scherzi a parte o di X Factor o di tutte quelle robe lì, no? Per cui chi lo può fare se non l'arte? E basta. Grazie. Maurizio, ti ricordi che abbiamo fatto un libro insieme che ho portato oggi con me per la casa editrice parigina? Abbiamo lavorato un paio di anni per fare questo libro, autobiografia. Io sono abituata a lavorare intimamente con artisti, ho prodotto molte cose, mostre, gioielli, ceramica, bambini, libri. In questo caso è la prima volta che sono stata editrice di un progetto, questo è il Colophon, dove l'editore è Maurizio Cattelan. E non mi è mai successo che un artista prenda proprio il mio ruolo. Allora ti volevo chiedere una cosa su questo prendere e non prendere, perché è un po' il soggetto di oggi. Visto che tu tratti anche assenza e presenza, questa tua presenza oggi mi fa pensare stranamente a un incontro che ho avuto tantissimi anni fa con John Cage, che ha fatto una conferenza sui funghi. E sui funghi, tutti i tipi, perché lui era un grande esperto di funghi, scienziato. Cioè funghi commestibili o anche funghi della pelle? Commestibili. Scusate, perché ridere? Di una allora, cosa che è grave. Se tu hai delle cose da dire sul silenzio, sui funghi, sulla tua melodia privata, io sono interessata a sapere un po' di più sulla tua poetica, pensando all'editoria, senso, presenza, quello che vuoi tu, ma un po' di più. È un argomento vasto, sì. Nel senso che sui funghi della pelle sono pronto. Anche perché ne ho avuti e
sono una brutta cosa, insomma, cioè sono molto scomodi, non vanno via, non sono come i funghi, quelli commestibili che ti dicono di non cogliere anche quelli avvelenati perché altrimenti il bosco poi muore. Invece i funghi della pelle non vengono via mai, praticamente, bisogna fare delle cure di mesi e mesi. L'assenza e la presenza è un bel tema, cioè, non so se oggi c'è il tempo per trattarlo. Ecco, diciamo che l'assenza e la presenza sono un po' negli occhi dell'interlocutore, perché se uno vuole credere che una cosa c'è, quella cosa c'è. E se quella cosa c'è, ma l'interlocutore vuole credere che non ci sia, quella cosa non c'è. A meno che ti tira una martellata in testa. Io sono felice di sentirti, perché ti ricordi che il progetto ha cominciato, il nostro è una monografia sulla tua vita che abbiamo prodotto, e ha cominciato perché ti ho chiesto, ispirato dal libro del mio amico Gabriele Guercio, che è un grande esperto sulla monografia, ti ho chiesto di fare una cosa simile a questo. È un libro su Feuerbach dell'inizio del Novecento. E l'ho fatta? L'hai fatto nel modo tuo. Ti ricordi che non hai voluto prendere il mio suggerimento dei temi, non hai seguito la mia programma per niente, hai buttato via la mia ierarchia dei temi e hai sostituito anche il mio autore. Allora da questo punto in poi, ti ricordi, c'era un grande silenzio fra di noi che mi ha attristito moltissimo. Beh, che è ora di interrompere. È ora di recuperare. Vogliamo fare una pace, sì, ufficiale? Sì, davanti tutto. Non so perché poi interrompere con una come te. Infatti. A volte faccio delle cose veramente orribili. Credo che anche Stefano Chiodi abbia qualcosa da chiedere. Adesso ti passo il mio micro. Beh, io ho una curiosità che, diciamo, coltivo da decenni. Hai esordito con un lavoro tristissimo, con uno scoiattolino che si suicida nella cucina dei genitori, o della cucina della famiglia, nella cucina in cui sei cresciuto, il cucinino con lo scaldabagno, il lavandino, il tavolino di formica. È un lavoro tristissimo. Poi hai fatto una serie di lavori che hanno come tema un'infanzia, come dire, traviata, addirittura impiccata agli alberi. Insomma, vorrei che tu ci parlassi della tua infanzia, perché credo che tra l'altro appunto sia uno dei grandi misteri, no? del tuo lavoro. Innanzitutto pochi sanno che lo scoiattolino che si ammazza è quello delle cicche, quello che fa con la... non so se l'avete visto la pelle, no? Quello che fa con la scoreggia. E quindi in realtà il suicidio di quello scoiattolino lì è un evento ottimo, non è triste. Il fatto è che poi non viene mai detto, ma la vita è un evento drammatico e triste in sé, quindi perché nasconderselo? Compito dell'arte credo che sia quello di sdrammatizzare il grande dramma che c'è nella vita di ognuno di noi. Dunque l'infanzia, la mia infanzia è credo identica a quella di tanti altri, anche alla tua forse, piena di eventi buoni e meno buoni. Poi l'importante è sublimare, diciamo, la sofferenza nel modo in cui a ognuno viene meglio, nel mio caso attraverso un suicidio che non mi sembra neanche fatto brutto poi alla fine. È bello. E invece una domanda: nel 2000 o giù di lì sei andato a vivere a New York?
e da allora sei stato sempre inseguito, dall'Italia perlomeno, dalla definizione di grande artista, il più famoso artista italiano del mondo. Ecco, siccome l'ha detto appena anche il Presidente, io ti vorrei chiedere una conferma ufficiale. Sì. Ti senti l'artista italiano più importante del mondo? Sì. A parte il Restorettese. Ma il punto è che cioè, in ogni campo bisogna mettere in atto delle strategie, no? Per cui, dato che in Italia qualunque cosa arrivi dall'estero, e in particolare dall'America, è bella a prescindere, e invece tutto quello che nasce in Italia è brutto a prescindere, la grande idea è quella di andare all'estero, in modo che poi arrivi dall'America, quindi sei bello. È molto giusto. E un'altra domanda, forse la domanda che tutti ti vogliono rivolgere e che non osano fare: è vero che tutte le mattine ti svegli alle 5 e fai 2 ore di piscina? E questo l'abbiamo letto sulle riviste femminili, sulle quali sei praticamente intervistato tutti i mesi, eh? È un argomento sul quale ti tieni in forma, piace, è un argomento sul quale non mi piace dire niente, diciamo, mi piace mantenere un certo riservo, perché penso che ognuno di noi abbia comunque una sfera di toccare, di piccole cose che non è bello raccontare. Fermi e ne smentisci. No, esatto. Io qui ho una forma istituzionale, divido con Margherita Cuccione la responsabilità anche di questo museo, quindi siamo un museo di architettura, un museo di arte, e comunque rappresentiamo per ora, stiamo lavorando anzi per l'apertura o comunque per, diciamo così, la definizione sia dal punto di vista architettonico che di contenuti del primo museo nazionale dedicato alla contemporaneità. Quindi siamo qui in forma ufficiale, ci piace che, appunto, che potete vedere alle nostre spalle questo cantiere quasi in via di chiusura, per fortuna, e vorrei sapere, ad oggi ti sembra importante ancora che appunto un'istituzione scenda in campo sulla contemporaneità, o meglio, è importante avere un museo d'arte contemporanea adesso quanto forse tanta arte si fa poi fuori dal museo? Sì, ma a me sembra importante in questa fase storica, e mi sembra strano anzi che ci sia un impegno di questo tipo per aiutare l'arte, diciamo, e per l'arte. Siamo in una fase storica in cui dell'arte e della cultura sembra che non interessi niente a nessuno, a parte voi. È comico, ma è un po' vero. Infatti li teniamo al freddo per quello. Qui nessuno sa niente, infatti siamo al freddo, ma perché l'arte è sofferenza. Ma fino a che punto? Bravo. Quindi credo che sia un segnale importantissimo anche agli occhi di tutti quelli che abitano qui, no? In questa zona, che l'arte non è morta, fortunatamente, e che c'è gente che vuole lottare contro questo impero dell'ignoranza che ci sta sommergendo, diciamo, con armi molto più forti di questa qua. Ma intanto questo c'è. Io faccio il ruolo del ministero, quindi una delle cose che faccio per mestiere è sentire le voci, ma in questo momento circolano autorevoli voci per cui pare che il presidente dell'istituzione che reggerà questo museo sarà Lapo Elkan. Come vedi questa possibilità? Beh, sempre meglio di Sapondi o altri nomi. Io la poeta non l'ho mai vista, non lo conosco, però c'ha la faccia simpatica.
speriamo che non faccia danni, se, se fosse lui. Allora, io vorrei davvero che dal pubblico qualcuno voglia cogliere questa occasione unica di avere un artista tanto importante qua. E, se c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio, io sarei molto contenta. Se no, possiamo continuare noi anche a fare un po' di domande. C'è qualcuno che vuole intervenire? Eccolo là. Poi c'è qualcuno che mi aiuterà a passare il microfono. Grazie. Volevo fare una domanda a Maurizio. Lei ha, ha rigettato la, la paternità di qualsiasi affiliazione con Trump. Non si sente bene qui. Volevo sapere invece se ha a che vedere con Courbet, con l'origine del mondo, in una sua famosissima opera in cui parla della visione della figa da vicino. Ecco, grazie. Lui ha detto, voleva sapere il senso della palingenetica obliterazione del Dio cosciente che si futura nell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo universale. Ma questo è vero. Ma tutto questo però relativamente alla tua opera in particolare, cioè la visione della figa da vicino, che non è mia. Però è di Elio la sua vita. Però te la attribuiamo. E non attribuitemela perché non è mia, scusate. Io volevo fare anche un'altra domanda. Mi è piaciuta molto la formula ufficiale con la quale è accettato il premio di oggi, no? Il Presidente ha chiesto, lei la medaglia la vuole? E tu hai risposto, preferirei. Che è perfetto perché capovolge la formula di Bartleby, no? Preferirei di no. Allora, ti sembra che questa scelta linguistica, non so quanto meditata, possa simboleggiare una nuova epoca dell'arte in cui al posto del rifiuto, l'arte che rifiuta la società, che nega i suoi valori, che si pone in contraddizione, invece accetta tutto ciò che la società propone? Ma diciamo, accetta tutto no, che accetta tutto no, però penso che l'arte contemporanea debba uscire da quel vicolo cieco in cui si è chiusa nell'istante in cui ha rifiutato il gradimento del pubblico. Perché, perché uno deve fare arte solo per se stesso o per i suoi amici? No, credo che l'arte abbia un compito invece molto più alto. Grazie, lei è l'unico che apprezza. Credo che l'arte abbia un compito molto più alto. Poi in questa fase storica, secondo me, come ho detto prima, già ha un compito ancora più alto. E, quindi sì, io penso che sia ora di cambiare un po', insomma, rotto, ma non a 180 gradi, no, neanche per 360, perché altrimenti si va sempre da quella parte lì, di 30 gradi mettiamo, 45 forse. Tra l'altro c'è una bellissima opera al Teatro Nazionale in cui canta Elio di Vestoletese, di musica contemporanea, che va proprio in quel senso lì, cioè è una delle prime opere, forse la prima di musica contemporanea che c'è. Senti, che cerca di avvicinare il pubblico alla musica contemporanea che altrimenti verrebbe ascoltata forse da quattro addetti ai lavori. A proposito di musica, l'episodio che ci dava prima Cornelia di Cage, sai che Cage partecipò anche a Lascia raddoppia di Mike Buongiorno come esperto di funghi, per l'appunto, ebbe un buon successo come esperto di funghi, e pare che la quali sua funghi in generale, compresi quelli della pelle, quali della pelle? Pare che il motivo di questa cosa qui fosse che lui da bambino aveva visto che in un dizionario la parola mushroom, fungo, era nell'ordine alfabetico immediatamente precedente alla parola music. Che relazione c'è tra la musica e i funghi, Maurizio? Se mangi un certo tipo di funghi componi della musica eccezionale. Poi c'è un altro rapporto, perché la musica e l'amore sono correlati strettamente e in certi tipi di amore ti vengono i funghi. Ecco, io leggo spesso di
il Cattelan mago della pubblicità e dell'autopubblicità, cioè l'artista che ha capito prima e meglio degli altri che viviamo in un'epoca di puri simulacri, di pure apparenze, quindi è sufficiente posizionarsi in un certo modo per apparire tutt'altro da ciò che si è. È così? Ma sì, secondo me cioè la cosa più errata da fare è quella di lamentarsi delle cose che vanno male e della gente che fa delle brutte cose. Secondo me bisogna analizzare i cattivi, chiamiamoli così, analizzare i loro mezzi che sono potentissimi, imparare come si usano e usarli per dei fini buoni. Io credo che questo sia il metodo migliore per uscire da questa fase orribile. E vista dall'Italia, vista da New York, l'Italia insegna qualcosa adesso in questo momento agli americani? Abbiamo qualcosa da insegnare agli americani? Ma forse c'è una cosa che non è chiara in Italia, che in America l'Italia è come se non esistesse. Cioè noi abbiamo una considerazione troppo alta di noi stessi. In America mi ricordo un episodio quasi della mia infanzia, comunque di qualche anno fa, quando c'era stato quell'incidente del Cermis dove quell'aereo americano aveva provocato la morte di un sacco di gente, tagliando la fune della fune. Era credo il settimo o l'ottavo titolo del telegiornale americano. Il primo titolo era un insegnante di 40 anni che si era innamorato di un suo allievo di 13 anni, per dire. E poi c'erano un sacco di altri titoli meno importanti di quello lì, e poi è arrivato questo. Era colpa loro, erano morti 20 uomini in Italia, ma per loro era come se non esistesse quasi. Ecco, poi adesso che non c'è più Bush, diciamo, le telefonate della Casa Bianca e Palazzo Chigi si sono diradate forse? Non lo so. Come faccio questo a dirlo? Gli chiedete troppo, Senti, mi incuriosisce molto questo tuo tornare spesso sul tema della morte. Poco fa dicevi che l'arte non è morta, non è morta l'arte, e la tua presenza fisica sta a dimostrarlo, direi, no? La tua presenza qui dimostra proprio che l'arte è viva. Sono e presente, esatto. Proprio presente nella sua reale identità, nella sua totale pienezza. E ho letto da qualche parte che questa insistenza sul tema della morte nella tua opera provenga dal fatto che l'ultimo mestiere che hai esercitato prima di cominciare la carriera dell'arte, che per tua esplicita ambizione è un modo per non lavorare, sia stato quello del, diciamo, uso un termine così un po' scorretto, becchino, diciamo, del necroforo, ecco, insomma, che hai lavorato in una morgue. È corretto oppure è un momento? No, non ero proprio becchino, ero quello che mette a posto il morto prima dell'ultimo, che lo trucca, diciamo. Sì, ma la morte secondo me è troppo assente nell'immaginario collettivo, diciamo, dalla mente di a parte gli articoli degli incidenti d'auto e quelle robe lì, però ognuno di noi è intimamente convinto che sia una cosa che capita solo agli altri, e quindi questo è un errore. Lei sa che capita solo agli altri. No, ma non avevo mai sentito dire né della morte né delle malattie che noi crediamo che capitino sempre agli altri. No, non è che ho detto che crediamo, però siamo convinti intimamente che non sia ancora giunta la nostra ora. Ecco. E invece credo che un modo giusto di vivere sia quello di pensare che è una cosa che ci toccherà anche molto presto. Credo che in questo modo uno si muoverebbe in tutt'altro modo. D'altra parte l'epitaffio sulla tomba di Duchamp recita proprio, d'altra parte sono sempre gli altri a morire. Proprio Duchamp. Vedi, anche se non so chi sia questo Duchamp, però è uno che ha detto e ha fatto delle cose giuste. Forse è stanco. No, qualcuno vuole posso andare avanti altre 3-4 ore. Volendo, se non vuole io vado. Io no, lei che no. Tanto l'importante era prendere questo, poi. Andiamo alla domanda. Stamattina nei discorsi circola molta ironia, no?
c'è un'aria anche di leggerezza, e lei ha detto, sta dicendo delle cose, certamente ha detto comico ma un po' vero. Allora, siccome in altre occasioni lei ha parlato dell'ambiguità delle immagini, della predilezione per l'ambiguità, anche sul volantino che abbiamo ricevuto qua, mi interessava se riusciva a dire qualcosa di più sul rapporto tra ironia e ambiguità delle immagini. Non è facile. No, non è facile, però mi sembra che sia un nodo delle cose che lei fa abbastanza importante. Certo, ha ragione. Ma l'ambiguità suscita molto spesso allegria, ironia, insomma, il riso, ecco, può almeno farlo. E ambiguità vuol dire anche una brutta cosa, insomma, non è sempre usato il termine buono, no? Ambiguità, bisogna vedere che cosa intendiamo per ambiguità. Uno crede di vedere una cosa e invece è un'altra, oppure io voglio farti credere di farti vedere quella cosa lì e riesco a farcela. Mi presento con un aspetto, tu credi che io sia quello lì, invece non sono quello, e la gente ride. L'importante, secondo me, è far ridere. Non so, io ho questo punto fisso. Sì, ma se lo vuol fare solo lei, lo faccio solo lei, non è che sono obbligati a farlo anche loro. Cioè, l'ironia penso che sia un'arma potentissima se viene usata bene, se viene usata bene. Poi se arriva uno che racconta delle barzellette che non fa ridere nessuno, fa ridere solo i suoi leccapiedi, allora quella non è più ironia. Ma l'ironia usata nel modo giusto può essere potentissima e può veramente battere tutti. Quindi io credo fermamente nella forza dell'ironia e del riso. 3 milioni di euro. Il rapporto con il mercato? Mercato del latte? Beh, ottimo. Voglio anche ringraziarla. Il pubblico. Mi spiace di essere uno dei pochi artisti, diciamo, che vengano valutati con dei prezzi così alti. In Italia ci sono molti altri artisti che meriterebbero di guadagnare tanto, ma non lo fanno. Complessi. Buono. Speriamo che duri. Beh, ecco. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei sapere che cosa c'è di organizzato, nel senso, voi premiatori, tra virgolette, quanto ne sapevate di questa situazione? Voi c'era eravate al corrente? Da ogni parte che oggi consegniamo il premio. Sapevano tutto. E anche questo, come poi arriverà il premio? Nel senso, voi avete dei contatti? È arrivato già, scusa. Chiarissimo. Ma vorrei dire che, forse doveva dire presente, ma insomma il premio era per lui una medaglia d'oro, per noi era lui, quindi appunto avere questa occasione di incontro, insomma scambiarci anche delle domande, avendo la fortuna appunto di avere delle risposte di prima. Posso dire che è assolutamente vero e che è una giornata di assai leggera, di grande e vertiginosa allegria, questa è l'anno, anche se questa no. Siamo tutti allegri, ma è brutto proprio. E quindi, allora, celebriamo Catteran, o Catteran, questa sembra la questione. Catteran, va. Catalan, è convertito. No, Catalan, lei, no, lei che ha creduto di sapere. Catalan, ha detto Catalan.
Prego. Una domanda di Genova. Non le dà fastidio il fatto che continuamente le si chieda se lei è il migliore artista al mondo? Lo è e basta. Bravo, ma devo dire anche che non è così importante. L'importante è che il mercato mi premi sempre, come cosa, migliore o no, cambia poco. Domanda, cioè, sono troppe. Ma c'è grande interesse per Capelan. Innegabile. Ecco, alcune sue opere sono, come dire, hanno una forte componente di polemica anche politica in qualche modo, se si può dire così, no? Penso per esempio alla mostra che a Londra lei ha fatto con le macerie del padiglione d'arte contemporanea di Londra, di Milano, che fu, come si sa, distrutto da una bomba mafiosa nel 93. È vera questa cosa, o è, cioè, si può dire questa è arte che ha anche un valore politico? Beh sì, solo che nell'istante in cui viene detto si trasforma tutto nello scontro che c'è in atto in Italia, che è più simile a uno scontro tra fazioni che fanno il tifo per una squadra, no? Una squadra contro l'altra, si guarda solo a chi vince e non si guarda poi al bene di tutti, diciamo, al gioco, bravo, al bel gioco. Per cui sì, ma non lo voglio dire. E che senso ha che oggi questo premio così importante ti venga dato in un cantiere, cioè nel cantiere di un nuovo museo che in qualche misura quasi prende il testimone da quelle macerie? Ah, io sono contentissimo, anche perché tutto questo avviene in una città che amo molto e che... anche se ci sono dei segnali, diciamo, di segno contrario, però negli ultimi anni mi sembra molto attenta all'arte di ogni tipo, insomma, dunque molto viva in questo l'arte senso. L'arte varia? L'arte varia? Sì, varia, perché l'arte, cioè uno chiama arte solo questa, ma in realtà le arti sono tante, anche la musica è arte. Una domanda sulla musica. Tu usi pochissimo o quasi mai suono nel tuo lavoro. Come si chiama l'ultimo lavoro che hai fatto con il marmo di Carrara, le nuove sculture? Non hai mai usato musica, sai cantare, ascolti la musica? Ascolto molto le storie tese, in italiano. Sì, però è effettivamente vero, non mi appartiene, insomma, ma non mi pare che altri artisti utilizzino musica più di me. Che cosa apprezzi in particolare nella musica di Elio e le storie tese? Nella musica di Elio e le storie tese? Ma mi piacciono proprio esteticamente. A proposito di musica, questo rapporto appunto difficile, no? Cosa l'accennavi prima, tra la nostra abitudine ad ascoltare più la cosiddetta musica, diciamo la difficoltà ad ascoltare musica contemporanea, no? Allora, questa sperimentazione, ecco, credo che abbia un po' la stessa difficoltà che ha per certi aspetti l'arte contemporanea, perché poi non dimentichiamolo, noi siamo qui tutti uniti dalla stessa passione, però nella realtà l'arte contemporanea non è entrata veramente ancora nell'immaginario collettivo di noi italiani, perlomeno nella scuola a malapena si studia la storia dell'arte, all'arte contemporanea non ci si arriva mai, e forse qualcosa di analogo succede nella musica, è così? Sì, esatto, ma effettivamente quello che hai detto accade ed è molto grave, ma io credo che gran parte della responsabilità sia degli artisti stessi, perché è stata negli anni scorsi una gara a chi era meno comprensibile, no? Sembrava quasi, e ancora oggi accade,
che se il pubblico comprende allora hai fallito. Io credo che questo sia un errore clamoroso, cioè è ovvio che non vuole dire che l'arte deve rincorrere il gusto del pubblico a ogni costo, perché questo è quello che accade col meccanismo dell'audience, e allora arriviamo a scherzi a parte, ma non è giusto neanche l'opposto, cioè che bisogna fuggire a ogni costo dalla comprensibilità. Io credo che vada fatto, cioè che vada avviato un altro modo di accostarsi al pubblico, che vada proprio aperta un'altra epoca in cui, come ho detto prima, si utilizzino i metodi che vengono utilizzati in altri campi per arrivare al pubblico con delle opere d'arte sempre valide, cioè non è che bisogna calare le brache, questo no. Ma è anche certo che andando avanti con questi metodi attuali, soprattutto nel campo della musica contemporanea, si allontana definitivamente il pubblico da tutto quello che viene fatto adesso. Questa dichiarazione che fai oggi è molto importante sul piano della poetica, cioè questa sorta di negazione della negazione, no? Di una sorta di volontà comunque di affermare l'esigenza di essere compresi. Però la domanda a questo punto diventa quasi filosofica, se non religiosa, liturgica. Cosa significa comprendere? No, comprendere forse è troppo, però almeno apprezzare, o quantomeno fare in modo che l'opera d'arte dia qualche cosa a chi osserva o chi insomma sente, ascolta. Cioè dare. Dare, esatto. Io credo che il compito dell'arte sia quello di dare. Quando giro per Roma e vedo le opere d'arte di cui Roma è piena, sento che mi danno tanto. La maggior parte delle opere d'arte o delle composizioni di musica contemporanea non mi danno niente, e non sono un ascoltatore che non ne sa, quindi immagino che cosa possono dare quelle opere d'arte a degli ascoltatori o a degli osservatori o dei fruitori invece che non ne sanno niente. Uno che passa, uno che guarda X Factor, vede un'opera d'arte e dice: ma cos'è sta roba qua? Ma non pensi che generalizzare questa incomprensibilità della musica contemporanea sia un po' qualunquistico? Cioè ci sono delle persone alle quali la musica contemporanea, quella che tu reputi non interessante, che non dà nulla all'ascoltatore, invece si sentono ricevere qualcosa. Allora queste persone magari sono una minoranza, sono illuse, sono frutto di una mistificazione. Ma se a una prima di un'opera contemporanea, come è accaduto, ci vanno quattro spettatori, la minoranza è un po' troppo forse, no? No, chiedo, qual è il limite? Quattro? Il limite forse è 40, 50, 400, 500 forse, non so. Però dal 100. Punto di, da un altro punto di vista, immagino. No, ma soprattutto, scusami se ti ho interrotto, soprattutto quei 100 poi devono crescere, credo. L'obiettivo sia di far crescere quei 100 lì, cioè credo che l'obiettivo sia quello di educare il pubblico, non di allontanarlo, ecco, questo forse era. Ma crescere numericamente, appunto, numericamente. Mi ricordo quello che chiedevo prima, o crescere in un altro senso? No, in tutte e due i sensi. Non è che conta solo il numero, voglio sperare, perché se conta solo il numero, allora hanno ragione solamente le classifiche di vendita, ma è questo il punto, cioè se crescono in numero vuol dire che crescono anche in intelligenza e capacità di comprendere, no? Sei sicuro di che apprezzare? Ci sia una proporzionalità diretta da queste due quantità? Cioè, io non vado a vedere una cosa che non mi piace, giusto? Quindi se vado a vederla vuol dire che mi piace, quindi io sono uno in più se mi piace. Ma può anche darsi che ci sia una cosa che non mi piaceva ieri e mi piace oggi, perché sono stato educato in qualche modo a apprezzarla. Ma il compito degli artisti e degli esperti deve essere questo, cioè quello di educare il pubblico. Però credo che il pubblico non si educhi creando
cose sempre più incomprensibili, più lontane, e soprattutto come accade quando l'obiettivo è proprio questo, cioè quello di creare qualcosa di incomprensibile e di volutamente lontano dal pubblico. Vai d'accordo con i critici? Con i critici in genere? Ma dipende quali critici, con voi qui sì, vado molto d'accordo, mi trovo bene. Ci sono altri critici che non si sa sulla base di cosa esercitano la loro attività, perché è un critico di musica, perché poi il critico di musica che studia fatto, è uno che forse fino a ieri aveva scritto di calcio e poi lo hanno trasferito alla musica, e lì inizia a dire questo mi piace e quello no, e invece a me quello non mi piace e quello sì, e allora siamo pari. Ecco, io non so se chiederti a questo punto, alle celebrità si chiede sempre un messaggio per i giovani, vogliamo farlo anche noi? Beh, non penso che a loro serva, perché se sono qui vuol dire che vanno già bene. Un pensierino? No, il pensierino può essere quello di non arrendersi, anche se sembra che tutto vada storto, che non ci sia modo di fare niente di buono o di vivere facendo qualche cosa di buono, invece io penso che alla fine la qualità paga sempre. Certo che non è facile, insomma, ma non mollare, ecco. Allora lo salutiamo perché è pieno di impegni, da parte mia con una speranza che questo mercato dell'arte ci permetta di poter avere presto un'opera importante di Maurizio Catala, ne abbiamo già una, ma insomma sicuramente una importante. Lo salutiamo, lo ringraziamo, ringraziamo tutti quanti voi per aver sopportato questo freddo, ma ne valeva la pena. Grazie. Un po' di foto, Ale.